Si è tenuto questa mattina presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino il seminario sulle buone pratiche adottate dai comuni italiani sulle politiche per la famiglia, un'occasione di confronto su progetti, azioni e servizi che rientra nelle attività di monitoraggio promosse dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'iniziativa, aperta dai saluti dell'assessora al welfare Roberta Gaeta, ha scelto Napoli per riflettere a livello nazionale su metodologie e strumenti che migliorino la qualità di prestazioni e servizi resi alle famiglie. È un momento importante perché attraverso il confronto di buone prassi chiaramente rafforziamo le reciproche competenze e le reciproche azioni e quindi non soltanto le buone prassi nelle singole città e nei singoli territori, ma buone prassi a livello nazionale e quindi come fare, noi ci interrogheremo anche su come fare a rafforzarle garantendo però una specificità. In questa sede cerchiamo di mettere a fattor comune tutte le esperienze che sui territori, in questo caso i territori delle regioni del sud e delle isole, le esperienze di quei territori che lavorano per supportare i nuclei familiari. Le iniziative possono essere le più diverse, finanziate non solo da fondi del Dipartimento della Famiglia, ma anche da fondi di altra natura, regionale o anche sovranazionali, ma è importante mettere insieme le persone che lavorano su questo aspetto e favorire lo scambio di buone pratiche.